sindaco Marino. Ma lei pensa che i romani interessino davvero gli scontrini o il fatto che la allora, città il sindaco Marino però ha amministrata secondo male, i romani mentito sugli scontrini. Perché ai romani interessa la verità, presumo, no? Cioè nel senso che ai romani del congresso interno del PD però, perenne interessa però credo che interessi poco. Più il per problema delle buche che non lo scontrini. Sì, guardi, io ve lo dico da romano, esatto. Come voi, a me le buche mi danno fastidio proprio fisico. Percepito che non c'era un sindaco a Roma in 2 anni e mezzo, poco è stato fatto e quindi molto purtroppo è peggiorato, non c'è stata manutenzione delle strade, non c'è stato chi si è occupato realmente nella maniera adeguata di un sistema di raccolta dei rifiuti, è aumentata la percezione di insicurezza perché ci sono state zone diciamo che sono state prese d'assalto da situazioni anche strane all'amministrazione comunale, penso per esempio a alcune direttive del prefetto circa alcuni insediamenti, c'è il grande tema degli insediamenti rom che non è stato possibile risolvere, per cui a Roma un sindaco non c'è stato. Dopodiché però, onorevole Picerno, i viaggi di Marino, le assenze di Marino da questa città, i disastri nella città, poi arrivano anche le bugie. Quello fa, diciamo, è la ciliegina sulla torta, no? Per cui Romano si è sentito preso in giro. Dopodiché a tutti i cittadini credo che dia fastidio lo scontrino nella misura in cui dà un po' fastidio pensare che un amministratore locale, sindaco, piuttosto che un politico, parlamentare, ministro o altro, vada a chiedere rimborso di 8 euro per l'inchiostro della propria penna quando magari questi cittadini non hanno i servizi essenziali. Perché non si tappano le buche a Roma?